E con questo stesso applauso accoglierei Elisabeth Mpofu della Via Campesina e Carlo Petrini del movimento Slow Food a venire sul palco. Ecco i nostri relatori che salgono sul palco. E di nuovo a questo punto direi che l'applauso lo facciamo con loro. Salve. Ciao, ciao. Se si vuole accomodare lì, sì. Ciao Elisabeth. Hi. Hi. Allora, adesso io non ruberei altro tempo. E niente, ieri mi stavo preparando per questo intervento perché quando mi hanno detto ci sarà Carlo Petrini e Elisabeth, io sono andato onestamente in ansia. E ho detto, che cosa faccio, cosa posso dire di apertura, di interessante per loro? E mi sono scaricato questo report di Grain della Via Campesina che si chiama Seed Laws That Criminalize Farmers. Ecco, sono contento perché stamattina sono andato da Elisabeth e le ho detto, Elisabeth, che cosa dirai? E lei mi ha detto, parlerò della criminalizzazione dei piccoli agricoltori e dell'importanza della difesa dei semi nella transizione agroecologica. Quindi io lascio la parola ad Elisabeth. Grazie. Please, Elisabeth, if you want. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Elisabeth Mpofu, a small-scale farmer, as I've already been told. A small-scale farmer. Why are we here? Did we eat in the morning? Where was this food produced, which we enjoyed in the morning? From which type of seed? I tend to question myself. What the hell is happening with our seeds, our own indigenous seeds? Why are we allowing the big corporates to tamper with our indigenous knowledge farming systems using our indigenous seeds, our native seeds? Then, what type of agriculture are we trying to promote? And who should decide on how to grow, what seeds to use? Either as business, do we know who is really developing these seed policies? We know they are the same people who are claiming to be the best, who are making our lives so difficult. Our major seeds are being targeted. They are taking these 7 best cereal crops, playing around with these seeds for their own benefit's sake. Do you think I can live a happy life in this condition? I don't think so.
Then what are we doing? All of us here. Are we really comfortable that we are doing the right thing? Are we really tickling down to the grassroots to educate the peasants, to give them the right information, to protect their peasant rights, to protect their seeds? In the SADC region, where I'm coming from, they are developing what they call harmonized seed laws. What is harmonization? To me as a peasant, do I really understand this language? I just want my indigenous seed to be protected. I just want my indigenous farming system to be promoted. We are aware of the effects of these harmonized seed laws they are trying to develop. This is promoting these big seed companies who are gathering here today in the Milan Expo. And imagine how far we are from these people. Do you think they take care of us, for ourselves to be here? They don't even bother. But they are there claiming that they can produce quality food and they can feed the whole world. To me, that is a liar. If we really want our struggles to be real, let's go down to the grassroots, where there are people who are being impacted by all these big challenges which we are facing today. If you didn't know, peasants, they are the best researchers in the world. But we lack that support. We know how to multiply our own indigenous seeds. Our ancestors have been preserving their seeds. Why can't we also follow suit? Because they've been using these seeds year after year without buying, but just exchanging. Why are we being left out during the police development processes? This is an area which is very critical. Because when they are there deciding on behalf of the poor, of the poorest, we are not there. But we are forced to take actions after decisions that have already been made. Maybe, ladies and gentlemen, to tell you the truth, the challenge is not here in Milan. The challenge is right there at grassroots level. And the biggest obstacle is we people, all of us here. Why? Are we really managing to bring the change? Since this expo have been established, maybe 2000, this is 2015. What have we managed to change? We can lobby, we can campaign, we can sing, we can dance, but is it bring the really change we want? Let's think twice. These social problems are really confronting us on a daily basis, ladies and gentlemen. I won't go further with my speech. Thank you for listening.
Grazie, grazie Elisabeth. Grazie anche per le domande, perché quando si parla attraverso le domande significa che ci si pone in dialogo e quindi io questo dialogo lo passerei a Carlo Petrini con una piccola domanda di introduzione. Che cosa stiamo facendo in Italia e in Europa per difendere la biodiversità, per difendere il diritto dei contadini a produrre a partire dalla, come dire, dalla loro, dalle loro esigenze, dalle loro sementi, dalle loro conoscenze? E poi però una domanda fondamentale è come dire, è la politica qua giù, qual è il cambiamento politico che è necessario? Perché sembra che, grazie Elisabeth che ha fatto riferimento anche a Expo, sembra che le politiche non esistano, che si parli di cibo, di agricoltura senza politiche. Invece le politiche sono lì, sono presenti, sono la discussione di questo forum e quindi le darei a lei insomma, questa suggestione. La problematica sollevata da Elisabeth sulla questione delle sementi, direi che la problematica centrale della politica agricola a livello mondiale. I semi non possono essere proprietà privata. I semi appartengono alle comunità, le comunità che in ogni angolo del pianeta stanno lavorando per difenderli, perché li hanno salvaguardati dall'omologazione e anche dalla distruzione. Non può essere quindi che si eserciti una pirateria come quella che da troppo tempo siamo abituati a vedere, di prendere i saperi tradizionali, di prendere le sementi, farle diventare proprietà privata. È l'elemento centrale. Ma visto che mi poni un discorso di tipo politico, io allargherei a questo punto la riflessione su un altro tema fondamentale. Perché se vogliamo capire fino in fondo il dramma della situazione non solo agricola, ma anche della malnutrizione che esiste nel mondo, della contemporanea malnutrizione per eccesso di cibo, perché questa è l'altra faccia della medaglia, dello spreco, noi dobbiamo avere il coraggio di centrare un elemento che è distintivo della politica, vale a dire affrontare il tema di una economia violenta che distrugge le comunità, che distrugge le realtà agricole in ogni parte del mondo. Un'economia basata su un feticcio che tutti vogliono adorare, che si chiama libero scambio e che non è libero scambio, ma è la libertà delle volpi nei liberi pollai, dove noi conosciamo bene chi sono le volpi. Noi sappiamo bene che le volpi, attraverso il libero scambio, avessero questa economia che mortifica le comunità, riescono a fare grandi affari sulle spalle degli umili, sulle spalle delle comunità. Cosicché per la prima volta nella storia noi abbiamo comunità contadine, sto parlando delle comunità del Messico, per esempio, Messico che è la patria del germoplasma del mais, dove è nato il mais, ebbene in quel paese il 37% del mais viene dagli Stati Uniti d'America, mais transgenico, che costa di meno del mais autoctono. In virtù del libero scambio possono entrare a distruggere la biodiversità delle comunità rurali,
a ridurre il 5% dei contadini messicani in una situazione di sofferenza per fame. Guardate, io vengo da una zona contadina dove all'inizio dell'altro secolo e nell'Ottocento c'era molta povertà, ma mai un contadino moriva di fame, mai. Era povero, era vilipeso, viveva una povertà, ma il contadino trovava sempre le risorse per mangiare. Pensare che il 5% dei contadini messicani sono ridotti a uno stato di dipendenza e gli manca il cibo è una cosa di una violenza inaudita. Allora, questo, se non affrontiamo questo, e se in virtù del libero scambio ci apprestiamo, per esempio, ad accettare un trattato transoceanico che mette sotto schiaffo le comunità, anche le comunità agricole italiane, perché vedremo arrivare qui nel nostro paese derrate di carne allevata con ormoni e che non ha gli obblighi che abbiamo noi in questo nostro paese. Ed è quello che sta succedendo anche qui in Italia, perché anche in Italia la situazione è drammatica. Oggi si paga il latte nelle stalle italiane 32 centesimi al litro. 32 centesimi. Sta arrivando del latte dall'est a meno di 25 centesimi. Questo libero scambio riduce le nostre comunità di allevatori a chiudere le stalle. Chiudiamo i caseifici perché non c'è più margini per poter vivere. 32 centesimi è già una vergogna, ma 20 è la morte. 20 centesimi è la morte. Questo latte va nelle grandi centrali di trasformazione, viene scremato, con la crema del latte viene realizzata il lavoro della industria dolciaria, quel latte impoverito che non ha più grasso, non ha più sostanza, viene messo nei cartoni e venduto a un euro. Che se voi avete bisogno di vitamine mangiate il cartone perché quel latte lì non sa più di niente. Dopodiché l'industria alimentare realizza un latte col restyling, mettono dentro l'omega 3, mettono dentro altri prodotti e viene venduto a 1,60 euro. 1,60 euro il latte con restyling, 1 euro il latte impoverito, 30 centesimi agli allevatori. Questa non è giustizia, questa è violenza. E questa violenza, in maniera diversa, la subiscono tutti i contadini del mondo. Io ho voluto parlare dei nostri contadini italiani, ma non c'è dubbio che questa violenza, in base alle leggi del libero mercato, costringe le nostre comunità a essere sotto schiaffo. Noi quindi dobbiamo aggredire il libero mercato, magari per il manufatto, per una macchina, per un vestito, vabbè, ma sull'alimentare il libero mercato non può sussistere perché distrugge le comunità locali. E questa è la politica che noi dobbiamo fare in modo che sentano a Bruxelles come in tutte le parti del mondo. La sovranità alimentare si basa su quello e la sovranità alimentare sarà mai possibile fino a quando arrivano derrate alimentari dall'estero che costano troppo poco, che sono prodotti in maniera non consona, che sono frutti di manipolazioni transgeniche e che mettono la situazione dei contadini in una situazione di disagio. Ecco, io direi che queste due tematiche
ma queste due tematiche sono sufficienti per dire che la carta di Milano così com'è non ci sta bene. Quella carta di Milano, se deve venire fuori, deve tener conto di questi due parametri. Da un lato il diritto della proprietà delle sementi da parte delle comunità e dall'altro la libertà di realizzare un'economia locale basandosi sulle piccole comunità a conduzione familiare, che sono il perno dell'agricoltura. La maggior parte dei viventi, questi sono dati conosciuti dalla FAO, la maggior parte dei viventi si alimenta con il lavoro di 500 milioni di aziende a conduzione familiare. Se questo è il pilastro, noi dobbiamo fare in modo che la politica prima di tutto difenda queste realtà. Cosciente di una cosa, il paradosso che noi oggi dobbiamo vivere è un paradosso incredibile. Grandi multinazionali, governate da gente ricca, produce cibo per i poveri e fa i soldi. Piccoli contadini che producono qualità e che trovano anche il consenso dei ricchi non fanno i soldi. Questo è un paradosso. Cosa significa? Significa che il diritto al cibo buono, pulito e giusto non è un diritto riservato a chi ha i soldi, è un diritto riservato a tutta l'umanità. Tutti gli uomini, le donne di questo pianeta hanno il diritto di mangiare cose buone, locali, pulite, e non perché sono poveri devono mangiare la merda delle multinazionali. Dobbiamo fare questa campagna. Questa è la forza che noi abbiamo. E consentitemi anche una ultima breve riflessione. Io sono d'accordo con Elisabeth, ma io non sono un contadino. Sono vicino ai contadini, sono sempre stato vicino, vengo da una terra contadina, i miei erano contadini, ma non sono contadino. Penso che uno degli elementi distintivi delle nostre associazioni, io parlo in questo veste come presidente di Slow Food, ma in particolare di quella rete straordinaria di Terra Madre che unisce comunità di 170 paesi del mondo, contadini, pescatori, nomadi, e che dal 3 al 6 ottobre sarà qui a Milano, va bene? Oltre 5.000 giovani di questi 160 paesi arriveranno, sarà il futuro del cibo. Ebbene, io penso che le nostre associazioni, noi personalmente, dobbiamo fare un passo indietro e dare la leadership di queste realtà agricole ai contadini. Mi metto io per primo. Se non ci mettiamo in discussione, se non entriamo in una forma di empatia e di rispetto per questa classe, io ragiono ancora in termini di classe, mi dispiace, ma ecco, noi faremo un grande errore. L'errore che possiamo fare in questo momento storico è ritenere che il mondo contadino non sia un mondo di grandi, grandi intellettuali. Sono loro gli intellettuali della terra, dei mari che vanno alla pesca di notte, delle trasformazioni quando producono i nostri formaggi, i nostri prodotti. Questi intellettuali debbono interagire con la scienza e non la scienza essere dall'alto che dà la benedizione. No, 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 non è così, perché le pratiche contadine in ogni angolo del mondo sono scienza dimostrata, empirica, vera. Sino a quando noi continuiamo a avere questa dimensione che da un lato c'è la scienza ufficiale e dall'altro ci sono i saperi tradizionali, non va bene. Il dialogo esiste tra pari,
Non esiste un dialogo con la scienza qui e i contadini qua. No, 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 no. Per discutere bisogna essere di pari livello. E io invito tutti i contadini a essere orgogliosi di questo, dei loro padri, della loro saggezza.